GF VIP 7, notte di euforia e urla Mico vuole abbandonare. Una notte di delirio al Grande Fratello VIP 7 dopo la puntata del 2 marzo 2023. Non solo nelle scorse ore c'è stata l'ennesima lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ma alcuni geffini hanno riflettuto su quanto detto da Sonia Bruganelli. Quest'ultima ha decisamente scaldato gli animi nella casa più spiata d'Italia, scagliandosi contro Edoardo Tavassi, colpendo lui e dandogli del manipolatore. L'opinionista si è scontrata anche con Micolin Curvaia e Gioele De Donà, le accusate di essere delle geffine marginali che si fanno manipolare da Tavassi. Non solo, mentre si ritrovava a esprimere questo suo pensiero, ha più volte zittito sia Micol che Gioele, non dando loro la possibilità di parlare. Nella notte ecco che, prima di lasciarsi andare a un momento di euforia, ecco che Tavassi si è sfogato con i suoi compagni d'avventura, i suoi amici spartani. Secondo quanto si legge su Bicci, Edoardo si è sfogato inizialmente così: Sonia si arrabbia quando vai contro Antonella. Penso che veramente lei punti tutto su Antonella. E questo è il pensiero di molti telespettatori, precisamente quelli che stanno dalla parte degli Spartani e che sono schierati contro Antonella Fiordelisi. Infatti, sembra che la maggior parte del pubblico voglia vedere loro andare avanti. Tanto che da solo Tavassi ha ottenuto il 34% dei voti al televoto che ha portato all'eliminazione Sara Altobello. Edoardo è di nuovo al televoto, ma non sa che questa volta i telespettatori dovranno votare il primo finalista. Tavassi al GF VIP 7 nella notte ha continuato il suo sfogo dicendosi convinto del fatto che Sonia non voglia in alcun modo sminuire Antonella. Detto ciò, è andato avanti così. Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te? Io vivo le cose della casa. Sono cose che vedo e vivo. Mica sono rincoglionito, ho 38 anni. Figurati se a me sfugge qualcosa al Grande Fratello. Lei no Sonia potrebbe dirmi abbiamo un pensiero diverso, non c'è bisogno di demolirmi dicendo che sono un manipolatore. Detto questo non mi sento minimamente colpito perché non sono così. Spero che queste cose non le pensi perché altrimenti se le pensa significa che non ci ha capito un cio. E ovviamente non è mancato il momento ironia, tanto che Tavassi ha scherzato sul fatto che non avrà alcuna possibilità di essere la bonus di avanti un altro visto che non sta molto simpatico alla Bruganelli. Dopo quanto accaduto nella puntata di ieri con Sonia Bruganelli, Micolin Curvaia si è sfogata con Gele e ha annunciato di voler lasciare il gioco. Me ne voglio andare, ve lo dico, domani faccio l'appello. Ci sono state troppe puntate brutte. L'altra volta il ban, poi lunedì scorso quella contro Edoardo e ora stasera quella cosa. No ragazzi, io me ne vado. Invece, parlando con Tavassi ed Edoardo, Donna Maria è entrata ancora di più nel dettaglio. Nicole si è detta provata da quanto è successo nel corso delle recenti puntate. Alla Incurvaia non è piaciuto nemmeno l'intervento del padre di Donna Maria, il quale si è scagliato contro il gruppo di amici del figlio. Invece di dire hai degli amici splendidi andate forte, ha detto tu stai cercando di coprire qualcuno. Io ci rimango malissimo per queste cose. Io poi sono un personaggio marginale. Ok, basta. Ti faccio vedere quanto me ne frega. Ho smesso di giocare, basta. Me ne voglio andare. Se mi state ascoltando, tanto sono in nomination. Sì, faccio una richiesta visto che sono al televoto. E fino all'esito mi metto in panchina. Poi lunedì magari esco e vado via. Ma nessuno di loro sa che questo televoto eleggerà il primo finalista del Grande Fratello VIP 7. Si stanno sfidando per questo ambito posto senza saperlo, Davide Donadei, Antonella, Andrea Maestrelli, Nikita Pelizzon, Nicole Tavassi. Lo sfogo di Micol non si è fermato qui. E poi tuo padre Edo, pensavo che avrebbe detto cose carine su noi visto che ti stiamo accanto notte e giorno. Invece ti ha pure detto che tutti intorno a te ti dicono cavolate. Questo aggiunto alle cose che ha detto Sonia. Tutta sta roba del van, io non ce la faccio. Poi le clip che fanno. Sono tre puntate in cui Tavassi passa da manipolatore che instilla i dubbi. Questo non mi piace affatto. Sono esasperata, piena e provata davvero non ce la faccio più, basta.
Nicole in corvaia ha ammesso di non accettare il fatto di essere reputata un personaggio marginale per elevare una persona che se non è marginale è perché ha seminato me ovunque e ha rotto il cao a tutti i componenti della casa. Questo riferendosi ad Antonella Fiordelisi. Verso le 4 di mattina, diversi geffini si sono lasciati andare, probabilmente sfogando quanto accaduto in puntata. A urla e risate. Un momento di euforia che ha preso inizio con Donna Maria. Quest'ultimo ha iniziato a urlare senza senso, buttando dei cuscini sui suoi amici. Ed ecco che il resto del gruppo ha partecipato al momento lanciando cuscini e urlando. Tavassi, Jaele, Luca, Milena e Andrea hanno iniziato anche loro a divertirsi euforici. Manipola questo, ha urlato Tavassi lanciando un cuscino. E ancora Donna Maria ha ironizzato, manipolami. In tutto questo, una Nicole provata si è lasciata scappare qualche risata grazie al suo gruppo. Prima di questo, non sono mancate le liti. In particolare, hanno discusso Riena Marzoli e Daniele Dal Moro. Quanto ti stavo cercando mi hai detto mi puoi lasciare in pace, ha tuonato la venezuelana nella stanza da letto. Vieni a chiedermi se ti ho nominata, ha proseguito Daniele. Infatti, dopo la puntata, la Marzoli ha scatenato la furia di Dal Moro chiedendogli se l'avesse nominata in confessionale dopo il brutto scontro avuto negli ultimi giorni. Tranquillo che non lo faccio più e puoi anche farlo. Guarda con te sono molto paziente. Io non ti parlo così, ha dichiarato delusa Oriana. E ancora Daniele si è sfogato così, con te esce il peggio di me. Posso stare tranquillo? Se vieni qua a chiedermi se ti ho nominato, vuol dire che io 4 mesi con te li ho sprecati. I due, definiti gli Uriel dai fan, si sono recati in un'altra zona della casa, dove Dal Moro si è rivolto a Onestini, io vorrei chiederti Luca se ti sembra normale se con tutto quello che ho passato con lei mi vengo a chiedere se l'ho nominata. Se l'ho nominata. Luca ha consigliato a entrambi di lasciar perdere per ora, in quanto entrambi troppo nervosi. Ma tu realmente puoi venirmi a chiedere se ti ho nominato? Ma davvero ti passa per il cervello che io ti possa nominare? Ha concluso Daniele, ancora molto nervoso. La carte se rubrindurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că bai plai vând nici un curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și-n plus poți să sari sus, sus, sus. Oh,